In pochi giorni abbiamo raccolto circa 1000 firme, quindi facendo insomma una parte di lavoro molto semplice, ma il fatto dell'obiettivo che si raggiunge è perché molta gente è convinta di questa cosa, non fa nemmeno ulteriori domande, si chiede qualche volta perché questo è stato chiuso e basta, ma che debba essere riaperto. Sono tutti convinti, sono tutti d'accordo e sono pronti a fare anche altre manifestazioni affinché questo avvenga, perché effettivamente lo ritengono uno scippo. I prossimi passi: continuiamo a raccogliere firme, pensiamo fino alla fine del mese, pensiamo che queste firme saranno molte. E si firma giù al mercato la mattina, c'è Antonio Margioni che si sta dando tanto da fare, eccetera, e poi fra un pochino andrà pure qualche don altro. Nel pomeriggio si firma qua presso Civitavecchia c'è. Inoltre abbiamo distribuito anche in altri posti la possibilità di firmare a persone che fanno parte dei Civitavecchiesi Uniti. Poi andremo a consegnare queste firme alla Capitaneria di Porto come soggetto al quale abbiamo fatto la richiesta, e contemporaneamente cercheremo di avere un rapporto sia con l'autorità portuale che con il comune per spiegare anche a loro di questa nostra situazione, per vedere se loro sono d'accordo nel cercare di aiutare la città a riappropriarsi di quanto gli aspetta. A me sembra che sia stata presentata una mozione in consiglio comunale, ma non sia stata discussa perché per motivi di tempo, non lo so, e sembra che dovrebbe essere riportata nuovamente. Nel frattempo quel signore che si chiama Bertollini, se non sbaglio, che ha presentato la mozione, è venuto qua a firmare la petizione, e questo mi ha fatto piacere, come sono venuti altre persone a firmare la petizione, appartenenti sia a questo movimento politico che ci amministra, ma appartenente anche alle altre aree politiche, ma principalmente appartenente alla classe dei cittadini che si sono stufati di essere sempre presi da petto per essere tolto, per farsi togliere qualcosa. E questa è la città dell'Eva. Noi vogliamo fare che questa ridiventi la città del Metta.